Spiegherò brevemente cosa è stato fatto a me e alla mia bambina. Quando ho incontrato l'amore ero una ragazza con tutta la vita davanti, e invece poi la vita me la sono vista passare davanti da mutilata, costretta a subire ancora e ancora violenza, senza la possibilità di difendermi, e soprattutto di difendere e proteggere mia figlia anche da aggressori sconosciuti, tutti a servizio di un padre che in nome dello stesso amore con cui mi aveva ingannata ha voluto e potuto sostituirsi a me nel ruolo materno. Perché questo è ciò che succede ad una donna o madre che denuncia la violenza. Ti uccidono. Perché togliere un figlio ad una madre significa togliere la vita senza sporcarsi le mani. In più ti fanno marchiare a vita da psichiatri conniventi, attribuendoti con potere assoluto e indiscutibile sindromi e disturbi che a loro dire potrebbero compromettere le tue capacità genitoriali in un imprevedibile futuro. Legalizzando tutto ciò con una perizia profetica, è un decreto provvisorio e per questo inoppugnabile in secondo e in terzo grado di giudizio. Poi, dopo averti derubata della tua creatura che ancora porta in sé l'odore del tuo latte, ti ributtano in mezzo alla strada, in mezzo ad una vita che non ti appartiene più. Ecco, vivi, lavora, sorridi. Eh sì, perché sei costretta a sembrare normale poi, perché la società non accetta la sofferenza, il dolore di chi è avvolto dall'ombra del pregiudizio. Se le hanno tolto una figlia in questo modo, qualcosa deve aver fatto. Giusto, l'avrei pensato anche io prima di ritrovarmi intrappolata nella perversa rete della giustizia italiana. Viene inaspettato sotto casa mia un plotone di assistenti sociali, polizia, carabinieri, autoambulanze, a rapire e a sequestrare una bambina indifesa che neanche parlava, portandola via dalla sua mamma, dalla sua vita, per recapitarla a casa del violento, dell'anaffettivo, del narcisista, che il potere del denaro ne ha fatto un megalomane. Perché un uomo che crede di poter sostituirsi all'amore materno con la violenza, la prepotenza, con l'imposizione, con la prevaricazione, non è e non sarà mai un padre. Il sadico potere di poter disporre delle vite altrui. Il metodo dell'Inquisizione è stato usato su di me ed è così che si è massacrata una mamma con la propria figlia. Nell'indifferenza di un intero paese a cui urlo, supplico e chiedo giustizia da 10 anni, con un dolore che nessuno può immaginare. È uno strazio che ti toglie il respiro, il sonno, la fame, finanche il desiderio di sopravvivere. Poi ognuna di noi da madre non può far altro che cercare di far battere il cuore il più a lungo possibile, perché dentro quel battito ne risuona un altro, più forte, più giovane, più vivo. E tu, madre, quel ticchettio lo senti? Lo hai sentito per 9 mesi nel tuo ventre? Dalla prima ecografia quel battito comanda, sonoro e imperativo. È quello che fa vibrare il mondo, è quello che non ti abbandona mai. È che ti dà la forza. E che troverà pace in quell'abbraccio che speri, sogni e aspetti e che sai che ti consolerà e in un attimo ti farà dimenticare tutto il male, finché vita c'è però. Mia nonna è morta senza mai più rivedere la nipotina. Diceva di essere sopravvissuta a 2 guerre mondiali e che avrebbe immaginato di non sopravvivere, mai avrebbe immaginato di non sopravvivere a una giustizia del genere. Non è concepibile in un paese che si definisce civile che una donna sia vittima di una violenza così grande ad opera di uno Stato che invece di proteggere le persone oneste e per bene favorisce i criminali attraverso funzionari altrettanto criminali. Io non posso neanche nutrire il dubbio che dietro ad un orrore simile ci sia un errore. Perché sono 10 anni che chiedo al Tribunale per i minori di Roma di farmi almeno sentire la mia bambina per telefono, anche solo per il compleanno, e invece mi viene da sempre negata la possibilità. Anche solo di avere una sua fotografia. Questo si chiama sequestro di Stato. Questa è violenza legalizzata. Non ho mai visto questi giudici ed il PM ha firmato il via all'esecuzione del prelievo forzato il giorno dopo il sequestro. Ha cancellato la data 23 marzo 2011 e ha scritto 24 e ha firmato. Questo non è normale. Mi hanno giudicata senza avermi mai sentita. Hanno mandato le forze dell'ordine a prelevare dai suoi affetti, dal suo lettino, dai suoi giochi, dalla sua vita, dalle sue ninne nanne. Una bambina innocente, in base ad un'istanza urgente della CTU Malagolito Iatti, in cui si allarmava il tribunale del fatto che io in futuro potessi avere comportamenti imprevedibili. La perizia è stata una specie di processo messo in atto dalla Togliatti e dalla CTP di lui. Vengo minacciata da entrambe che se non ritirerò le denunce nei confronti del padre della bambina me la toglieranno. Impossibile difendersi da supposizioni e illazioni. Non è assolutamente possibile difendersi dall'accusa di poter avere futuri comportamenti imprevedibili in base alla falsa accusa di avere tratti istrionici di personalità. Riscontrati in me dalla Malagolito Togliatti, che nella perizia non ha neanche allegato i test a cui fui sottoposta per aver denunciato la violenza e l'aggressività del padre di mia figlia. Malagolito Togliatti che dichiara in una registrazione di scrivere nelle perizie ciò che chiede il cliente, non quello che è vero. E io sono pazza.
Facile. È stato troppo facile per lui eliminarmi così, portarmi via la mia bambina di soli 18 mesi. È una vita che passa così, come da dietro un vetro sporco, sbarre invisibili, vuoti spaventosi, echi di una vita che era, doveva essere, non sarà più. Il tempo non torna, non torneremo mai. Noi non torneremo mai. È tutto perduto per sempre. Non sono io a dover dimostrare la mia innocenza. Ora, qui. In video o in televisione, chiedendo aiuto a destra e a sinistra. Non sono io a dover dimostrare la mia innocenza. Era il tribunale a dover dimostrare la mia colpevolezza, ma 10 anni fa. Ormai ci hanno derubato della nostra vita. Io vorrei solo riempire tutto il vuoto di questi anni come si riempie una bottiglia con la sabbia, senza lasciare spazi. Ma questo non è possibile. E io sono ancora qui sotto le macerie a chiedere aiuto e lo farò finché avrò vita. Perché mia figlia mi cerca, cerca la verità e ha bisogno di una madre, di sua madre. Potete rubarci tutto, ma i bambini non si toccano. I bambini non si toccano. E io urlerò questa ingiustizia finché avrò vita, finché avrò voce. E non avrò mai paura di continuare a farlo. Non ho più niente da perdere. Non ho più niente da perdere.